Ciao a tutti! Oggi vi faccio un piccolo tutorial di capelli, in quanto sapete che, vabbè, io avendo i capelli lunghi mi piace molto portare la treccia da una parte, no? Però è sempre bello cambiare un po'. E praticamente la treccia spina di pesce era un'ottima alternativa, però ormai la sanno fare tutti, ragazzi, cioè tutti, anche i piccioni sanno fare la treccia spina di pesce. Quindi ero un po' alla ricerca su internet di qualcosa con cui cambiare. E ho trovato questo tipo di treccia qui, che è una treccia fatta con quattro ciocche. Mi è piaciuta moltissimo, è semplice, bisogna prenderci un attimo la mano, insomma. Bisogna familiarizzare un attimo con l'avere quattro ciocche in mezzo alle dita. Però è semplice, bisogna solo capire come fare. Ve la faccio vedere un po' più da vicino. Se riuscite, vedete? Guardate com'è carina. È bellissima, è un po' più elaborata rispetto al solito. Allora, io vi lascio il tutorial. E ci vediamo dopo. Ciao ciao. La prima cosa da fare è ovviamente raccogliersi i capelli di lato, poi dividere la coda in quattro ciocche. Allora io faccio così. Aspettate. Prima la divido in due e poi le due ciocche, le rispettive, le ridivido in due. Più o meno uguali, ovviamente. Ok, queste sono le quattro ciocche. Vedete, due qui e due qui in mezzo alle dita. Allora, come facciamo? Questa è la prima ciocca e la vado a passare sotto alla seconda. Stringo un po', prendo, aiuto, prendo la terza, quindi la prima, quella ciocca, prima è passata sotto, adesso passa sopra e poi di nuovo passa sotto alla terza ciocca. A questo punto questa non la torno a riportare in avanti, la lascio qui, la lascio indietro e faccio la stessa cosa però con la ciocca che prima era seconda e che adesso è diventata prima, no? Quindi di nuovo passo sotto, poi passo sopra e poi passo sotto di nuovo. Poi avanti ancora, sotto, sopra e sotto. Poi ancora, sotto, sotto. Vedete, ci si incasina un po' perché si perdono un po' le dimensioni. Un po' su, su, sopra e sotto. Vedete? No, ve lo rifaccio, ecco che è così. Allora, prima ciocca sotto, poi sopra e poi sotto. Di nuovo. Sopra. Poi sotto. Aiuto. Qua adesso sto perdendo sotto, sopra e poi sotto. Ecco, adesso qua ho finito i capelli, quindi andiamo a legare. Ok, e questo è il risultato finito. Vedete? Per me è bellissima, è molto molto particolare. E ovviamente vi dico, la stessa tecnica si può usare per fare la treccia anziché con 4, con 5 ciocche. Quindi proprio aumentiamo il livello di difficoltà. Io ho provato, a me non è riuscita benissimo, più che altro perché mi casino un po' con le ciocche, non so dove metterle, quindi faccio un po' fatica, però vi ripeto, si tratta solo di capire veramente come muoversi, poi è un attimo. E niente, io vi saluto, spero che vi piaccia questa treccia, spero che la facciate, fatemi sapere se avete capito. Non perché siete stupidi, ma perché magari ho fatto fatica io. E basta, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Bisogna solo capire, diciamo, con che ciocca, come posso spiegarvi, dove mettere.